Buon pomeriggio a voi. Allora, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un episodio di incredibile disinformazione e la cosa ancora più grave che arriva dal servizio pubblico, dalla RAI. Allora, l'episodio si riferisce alla trasmissione di ieri che va in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì. La vita in diretta condotta dal signor Mattano. Non lo voglio chiamare né giornalista né presentatore, perché una persona che si abbassa in questa maniera a fare disinformazione, a terrorizzare gli italiani, dovrebbe solamente vergognarsi. Un uomo chiaramente al servizio di questo regime che sta cercando di terrorizzare gli italiani. Ma andiamo per ordine. Voglio farvi vedere uno spezzone di questa trasmissione molto molto significativo. Partiamo. Adesso parliamo del virus e vi voglio subito dare i dati del contagio di oggi. Ieri, vi ricordate, abbiamo dato questi numeri che ci hanno allarmato e oggi siamo più o meno come ieri, più 2.499. Sono tanti questi casi, non si vedevano da mesi, da fine aprile. I tamponi sono più 120.301, i ricoveri in terapia intensiva sono 294, più 3 di ieri. Vi devo dire anche che le regioni, c'è la Campania che ha 392 e la Lombardia ha 307. Tutto questo sta portando il governo forse a decidere di prorogare lo stato d'emergenza fino a gennaio, ci sarà un consiglio dei ministri lunedì, e intanto però vi devo dire che le regioni si stanno muovendo. Dopo la Campania, adesso anche in Lazio sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all'esterno. Queste sono le regioni dove è già obbligatorio all'aperto, Campania, Calabria e da domani anche qui nel Lazio. Ecco, fermiamo. Ora voi capite che questo è assolutamente vergognoso. Lui sottolinea il numero dei contagiati, che sono circa 2.500. Drammatizza la cosa dicendo che da mesi non avevamo un dato così alto, anzi addirittura da aprile, no? Poi cita il dato dei tamponi effettuati in giornata, ma ci parla solo del numero, senza alcun commento, e la stessa cosa per quanto riguarda i tre in terapia intensiva, che sono ovviamente sempre una cosa che fa tristezza quando una persona deve andare in terapia intensiva, ma sono tre, un numero estremamente esiguo. Voi capite che questa è assolutamente l'intenzione di dare un'informazione distorta all'opinione pubblica, ai propri concittadini. Perché l'abbiamo detto più volte, ormai le persone che mi seguono lo sanno perfettamente, se noi non mettiamo in correlazione il numero di tamponi effettuati con i contagiati, il dato non ha alcun significato. E se è vero che 2.500 casi sono fra i più alti o forse uno dei più alti degli ultimi mesi, però se non lo mettiamo in correlazione col numero record di tamponi effettuati negli ultimi mesi, non ha alcun valore. E allora se mettiamo in correlazione questi due dati, vediamo che in percentuale il 2 per poco più del 2% è risultato positivo nella giornata di ieri, assolutamente in linea con il dato di questi ultimi due mesi. Quindi nulla di preoccupante, nulla di allarmistico. Ora, io sarò il primo, il giorno che questi dati dovessero aumentare, ad esempio che arriviamo al 4, al 5% di positivi, sarò il primo a sottolinearlo. Ma ripeto, in questo momento non esiste questa evidenza, siamo assolutamente in linea con quello che abbiamo potuto vedere negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Non contento, il personaggio ha drammatizzato ulteriormente la situazione, dicendo che in Campania e nel Lazio, guarda caso, con due presidenti di sinistra facenti parte del regime, che ci saranno ulteriori restrizioni con l'obbligo della mascherina tutto il giorno. Un'autentica follia, una cosa gravissima. E dulcis in fundo il fatto che così si giustifica da parte di Giuseppe Conte la richiesta di prorogare al 31 di gennaio l'emergenza. Non contento, questo personaggio durante tutta la trasmissione sul video nello sfondo
appariva la scritta a caratteri cubitali paura, una cosa da non credere. Vedete, queste sono cose che noi non dobbiamo far passare, sono cose che noi dobbiamo sottolineare, sono cose contro le quali noi dobbiamo batterci. Noi dobbiamo assolutamente organizzare delle iniziative nei confronti dell'organo controllo da parte della RAI, davanti alla sede della RAI, a protestare contro questa maniera di fare informazione che è una disinformazione, continuamente terrorizzare gli italiani. Questo personaggio va aggredito, chiaramente rimanendo sempre nell'ambito della legge, bisognerebbe farglielo notare, dovrebbero esserci persone, giornalisti, che magari sono veri giornalisti, che affrontano questo personaggio e gli dicono chiaramente quello che lui sta facendo, che è assolutamente intollerabile. Una cosa che, guardate, è inaccettabile perché questo è una tale evidenza, che salta agli occhi di tutti noi quello che è successo ieri in questa trasmissione. Tra l'altro, io ho avuto modo qualche mese fa, prima dell'estate, di dirvi che Lorella Cuccarini, che chi segue questa trasmissione sa che faceva parte della trasmissione, era la co-conduttrice con il signor Mattano, è stata cacciata dalla RAI perché ha espresso delle opinioni troppo sovraniste e quindi non in linea con quello che è il regime. Ma questo signore, voi pensate che quando è ripresa l'attività nel mese di settembre, quando sono riprese le trasmissioni, lui abbia sottolineato questo aspetto e così abbia avuto due parole di solidarietà magari nei confronti della propria collega? Nella maniera più assoluta no, perché non gliene importa assolutamente nulla. A questi personaggi del popolo, di chi soffre, non gliene importa nulla, sono degli attori. Ecco, probabilmente sì, il signor Mattano è un attore, perché lo è, riesce a drammatizzare le cose, no? Anche quando fa questi servizi sulla gente che soffre, che sta male. Ma vi assicuro, perché si evince da come lui si comporta, a lui non interessa assolutamente nulla. È una farsa, è una recita che lui sta facendo. Altrimenti uno non starebbe a un tale gioco da parte del sistema di raccontare il falso, di fare disinformazione. Quindi dobbiamo condannare questi episodi. Dobbiamo continuare a vigilare rispetto a questa informazione che è informazione spazzatura. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.